Siamo qui al termine del quarto finale di Minor League tra Crotone e Cosenza. Vince il Crotone per 6-4. Partire subito dal Cosenza. Ragazzi, partita bellissima, scoppiettante, tanti gol. Però bisogna dare merito all'avversario che probabilmente anche dal punto di vista fisico era più diciamo in forma, ma soprattutto più forte. Sì, era più forte fisicamente, ma anche noi al primo tempo abbiamo sofferto i primi 10 minuti, ma dopo ci siamo dati da fare e abbiamo rimontato la partita, ma alla fine siamo mollati. Purtroppo queste sono partite ad eliminazione diretta, partite secche, quindi bisogna dare sempre il tutto per tutto dal primo all'ultimo minuto. Forse nella parte centrale della partita siete venuti un po' meno. Sì, siamo venuti un po' meno nella parte centrale della partita, ma dobbiamo dare sempre di più tutta la partita, non dobbiamo mollare. Sì, perché mollare poi in quella parte ha fatto sì che l'avversario venisse qui. Ti ringrazio, complimenti comunque, ti faccio salutare gli avversari. Passiamo invece al Crotone. Ragazzi, un torneo altalenante, gli alti e bassi, però alla fine insomma stiamo venendo fuori. Adesso ci sarà da giocare una semifinale di Minor League. È sempre, diciamo, la chiamiamo Minor League, ma guai a dire che è una competizione minore, perché comunque ci sono tante belle realtà. No, assolutamente è stato un torneo un po' altalenante, però siamo venuti comunque con l'intento di divertirci. Spesso abbiamo cambiato squadra, siamo una decina che giriamo sempre, quindi ci può stare il non collaudo perfetto, però poi in questa partita fortunatamente siamo riusciti siamo venuti in conto la squadra e quindi fortunatamente siamo riusciti a portare a casa il risultato contro una squadra che poteva farci male, perché poi alla fine ci siamo fermati, perché comunque loro volevano di più, magari noi fisicamente c'eravamo più perché eravamo più grossi. Un po' l'esperienza, diciamo, sì, la verità. Quell'esperienza maturata sul calciotto via ci ha fatto dare calcio e cazzotti e ci ha fatto portare a casa il risultato. E adesso puntiamo dritti alla finale, dritti alla finale, alla semifinale. Sì, assolutamente, pure con un titolo lo alziamo, magari. Ragazzi, complimenti e bocca al lupo per le prossime.